Carly Frogs and the Blues Bringers, Samuele, uno spot promozionale sul vostro gruppo. Diciamo uno dei pochi gruppi blues della regione che anche compongono la loro musica e la propongono nei locali, nei live. E niente, che dire di altro? Una formazione di vari elementi, ricordiamo che i tuoi compagni d'avventura magari. Yes. Allora, i due fratelloni Ruocco, Alessandro alla batteria, Andrea al contrabbasso, poi Francesco Mosna che si è unito a noi da un paio di anni e Paolo Tiago Murari, il nero di mezzo lombardo, alla chitarra, e io, Samuele Ghezzi, alla voce armonica. Carly Frogs and the Blues Bringers, come mai avete deciso di partecipare a questo contest? Ma abbiamo ritenuto che fosse un'opportunità comunque per sperimentare anche le nostre diverse competenze musicali e anche gusti. E poi io anche personalmente ho iniziato a suonare bluegrass con la Dobro, quindi abbiamo provato a vedere anche una canzone idonea o comunque un brano appunto di classico idoneo che potesse funzionare, e così è proprio una fase di sperimentazione. Che brano avete scelto per questo contest così particolare che unisce le diverse generazioni? È la danza ungherese di Brahms, che appunto rispecchia bene o male lo stile che andremo a creare all'interno. È molto movimentata, molto particolare, abbiamo cambiato anche dentro proprio gli accordi, è stata proprio una sperimentazione su tutti i fronti proprio. Quindi avete stravolto un po' questo brano, diciamo. Sì, completamente, però lasciando ovviamente la linea principale. Che effetto vi fa avere la possibilità, eventualmente se approderete in finale, di potervi confrontare con l'orchestra Haydn? Beh, è un effetto, diciamo, di divertimento, perché soprattutto noi abbiamo cambiato il pezzo di Brahms da minore in maggiore, quindi stravolgendo completamente il pezzo, e sarebbe bello sentire come un pezzo adattato alla musica bluegrass come verrà orchestrato dall'orchestra Haydn insieme a noi se vinceremo.